C'è stata una trattativa particolare, perché chiaramente chi vuole un'opera in cambio, chi invece altre cose, chi desidera, non so, che un numero tot dei curatori venga a Roma, insomma ci sono parecchi modi per chiedere e ottenere un'opera d'arte. E per le assicurazioni sicuramente è stata una voce molto importante, dal momento, come ormai sappiamo tutti, la quotazione delle opere di un'opera di Caravaggio prestata a una mostra si aggira diciamo fra i 50 e i 100 milioni di euro, quindi in proporzione fate il calcolo, è una bella cifra naturalmente, ci sono poi gli sponsor, tutto questo viene un po' attenuato, però ovviamente sia le assicurazioni che i trasporti, soprattutto i trasporti sono la voce che incide di più, perché naturalmente venendo da ogni parte del mondo con tutte le precauzioni e le clausole che ogni museo mette per la salvaguardia e la tutela delle proprie opere, naturalmente questa no, è una voce importantissima nell'organizzazione della mostra. Allora noi ci mettiamo in fila, guardiamo Caravaggio, ma quanti, e poi ci beiamo diciamo di questa vista, ma quanto tempo ci vuole per organizzare una mostra come questa? Ma io ho cominciato a occuparmene a settembre, però credo che Claudio un paio d'anni prima del mio arrivo ce li abbia messi, soprattutto per intrecciare questi rapporti che hanno portato poi le opere a Roma, questa è la parte lunga. Certo. Bene, io la ringrazio. Prego. E allora chiamerei il professor Strinati invece a dirci allora... magari cominciamo da qui, quanto tempo ci vuole? Noi ce ne occuperemo anche ad Art News, che è il magazine di Rai Educational che va in onda il sabato mattina su Rai 3 alle 10.30, ci occuperemo di questo tema, cioè noi andiamo a vedere una mostra, siamo tutti tranquilli, passeggiamo, vediamo i quadri e dietro c'è invece un lavoro lungo, una grande fatica e anche probabilmente tanti dissidi, tanti conflitti, magari arrabbiature. No. Sì, cioè, quello sempre, non è Caravaggio, insomma. Sì, le arrabbiature, non c'è bisogno delle mostre per questo. Comunque, sì, come ha detto bene la dottoressa Rodré, organizzare una mostra così ci vuole un anno e mezzo circa, un paio d'anni, certo, le arrabbiature in realtà consistono nel fatto che spesso con questo così non ti danno i prestiti, e quindi certo non ci rimane male. Io per esempio venne un travaso di bile proprio con il Louvre, perché al Louvre c'è la morte della Vergine, un quadro diciamo fondamentale, no? Perché è l'unico quadro su cui ci sono i documenti che provano che fu rifiutato, perché di solito si dice sempre che Caravaggio ha avuto quadri rifiutati, ma le prove, a parte che certo i documenti antichi insomma le prove, ma comunque non ci sono. Invece nel caso della morte della Vergine ci sono veramente delle testimonianze che dicono che questo quadro fu fatto dal maestro e rifiutato dai religiosi perché sconveniente per come va rappresentato la Vergine morta eccetera. E quindi piaceva molto metterlo nella mostra, ma le autorità del Louvre non hanno voluto sentire ragione, ma è molto delicato, allora restauriamo, no? Per carità, non si può restaurare, allora non lo restauriamo, no? Non si può spostare, e allora certo,
E lì hai proprio la sensazione di come detenere un'opera d'arte e non darla in prestito a un segno di potere, no? Ti faccio vedere io il cavolo e te la do. E quello è stato umiliante proprio. E poi l'altra opera che io ci tenevo proprio come, non so, La luce degli occhi, le opere di misericordia, quel quadro famoso che sta a Napoli, perché nella mia idea è proprio la quintessenza del Caravaggio, no? Avevo in mente l'idea, non so se poi nel documentario si vede, cioè uno dei grandi argomenti del Caravaggio è proprio la misericordia, cosa di lui. Doveva avere molto nella mente questa idea, che proprio è perfettamente in bilico tra il mondo religioso e quello laico, no? Anche adesso. Anche adesso. Così. Per esempio la Chiesa si pente, no? Si pensa, però Dio è misericordioso, sì, è misericordioso, però nel frattempo autorizzerebbe a ammazzare quello e l'altro, l'aborto o non aborto. E probabilmente Caravaggio ha vissuto questo grande problema spirituale, no? Perché si discute sempre, ma il Caravaggio come la pensava? Non si sa, perché non ci sono testimonianze. Cioè era religioso, non era religioso, era laicista, diciamo, un illuminista ante litteram, al contrario un mistico, cioè, ognuno lo interpreta come vuole, cioè, che non si è degnato di scrivere una parola per questa altra cosa strana, no? Perché Raffaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci qualcosa hanno scritta, poi magari perfino troppo, no? Tipo Michelangelo, ogni cosa che faceva, il commento, ah sì, il sonno, la cosa, l'incompiuto. Le poesie tremende, però insomma, la scritta è volta sua, non si capisce cosa dice. Non parliamo di Leonardo da Vinci, tutte cose misteriose, magie. Raffaello pure, ha scritto delle lettere che forse non ha scritto lui, gliela ha scritta Baldassarre Castiglione, come sapete, ma dice, esprime dei concetti critici, cioè un po' si capisce come la pensava. Ora, Caravaggio, che è un artista, è evidente un suo pensiero, non ha lasciato scritto niente. Due firme, sotto i contratti, una lettera, niente. E sarebbe molto interessante scoprire questo, se qualche ricercatore trovasse una lettera di Caravaggio. Tanto ha una scrittura, da quello che si vede nei film, no? Scriveva una scrittura di un uomo. È una bella scrittura, insomma, dal punto di vista così intellettuale. E allora, appunto, volevamo su queste opere di misericordia, pure lì niente da fare, per carità, non si può spostare, non si può muovere, non esce dalla porta, perché non so se siete stati al Pio Monte della Misericordia, un luogo veramente bellissimo, suggestivo al 100%, e l'amministratrice lì, che mia amica, ha detto, ma no, io te lo darei, ma non esce, come non esce? Allora, com'è entrato? Sai, allora ha fatto lì, insomma, sono mancate alcune cose e quindi certo qualche dispiacere, però d'altra parte insomma è anche normale. No? Poi c'è una cosa da dire, che noi, diciamo, organizzatori, ideatori delle mostre, come Rossella, come me, come tanti altri amici, naturalmente quando organizziamo pensiamo molto a noi stessi, no? Cioè, diciamo ci vuole quello, ci vuole quell'altro, ma poi di questi pensieri al pubblico, anche colto, per mica dico, arriva poco, cioè, normalmente quello che noi riteniamo indispensabile, se non c'è la mostra non va bene, non viene a visitarla, neanche si accorge, non gliene importa niente. Perché appunto a volte la quantità, però insomma, in questo caso l'equilibrio, no? Penso che ci sia, il risultato è buono, cioè arriva un'immagine diciamo abbastanza nitida, penso. Sì. Allora, noi cominciamo, ci terrei molto poi a sentire magari il parere
della dottoressa Vadrè e del professor Strinati su questa prima proposta, questo Instant Movie sulla mostra di Caravaggio alle Scuderie del Quirinale. La regia è di Enzo Sferra, che è qui e che sentiremo magari più tardi, e buona visione. E le opinioni? No, in merito naturalmente solo all'Instant Movie mi riferisco, poi le opinioni sono sicure, ne avrete tante, però ecco io... sì, c'è da lei. Sì, stavamo dicendo appunto con Claudio che è molto... ci è piaciuto moltissimo questo documentario, veramente per la vivacità, questo continuo cambio, cioè non è affatto noioso, uno pensa un documentario d'arte. E invece secondo me proprio avete raggiunto l'attenzione, avete tenuto l'attenzione di tutti bella viva. Sì, è vero. No, se, volevamo sapere se va in onda o no. Enzo Sferra è il regista che lo ha organizzato. Ma per voi è facile. Sì. Ma no, va in onda sicuro. È bello effettivamente, ma sì. Si vede poi al di là del cinema. Si vede oggi. Andiamo in onda. Io adesso rimprovero tutte e due, posso rimproverare due soprintendenti insieme. Cosa che non capita, diciamo, facilmente. Ma neanche penso. No, rimprovero perché noi andiamo in onda, perché tutti quanti mi dicono: ma dove vanno queste cose in onda? Ma come dove vanno? Dai Education, adesso lo dico a tutti quelli che stanno qua, così lo sanno. E perlomeno perché c'è Maria Education annuncia. Allora, Rai Educational va in onda su Rai 1, su Rai 2 e su Rai 3. È una direzione no, che produce, diciamo, che fa prodotti, realizza prodotti per le tre reti. Però ci sono delle eccezioni, perché Art News va in onda il sabato, e negli spazi, e noi abbiamo tutti i giorni adesso su Rai Storia uno spazio alle ore 17 nel quale mandiamo in onda tutti i nostri i prodotti d'arte che abbiamo realizzato in questi anni. Quindi lo spazio, diciamo, naturalmente avvertiremo tutti sul nostro sito, perché andrà in onda sicuramente su Rai Storia alle ore 17 in uno dei prossimi giorni. Quindi non è Minoli che decide. Beh, anche Minoli, cioè Minoli è il direttore di Education, certo lo spazio sulla storia ce l'ha dato lui. Decide. Cioè se no, Minoli dice mandiamolo in onda alle 10. No, perché gli spazi di Rai Educational sono decisi dal consiglio di amministrazione della Rai. Però appunto, quindi non è no, perché noi mi capita spesso in queste occasioni di incontrare tanta gente che dice: ah, che belle cose che fate, cioè, però le mandate in onda come se fossimo noi. No, ma io per quello lo dicevo. Ma quindi il consiglio di amministrazione? Gli spazi sono decisi dal consiglio. E chi decide del consiglio di amministrazione? Ce ne sarebbero. Siamo una riunione d'arte, non politica. È la stessa cosa. Che però chi vuole vederli? Comunque, vi ringrazio ancora, e noi, visto che Caravaggio è un fenomeno, no, di costume, perché una mostra come questa è veramente un fenomeno sociale di costume, noi continuiamo ancora con Caravaggio, questa volta con un nostro documentario. Pregherei Massimo San Germano, che è il regista di Furti d'Arte. È il prossimo dedicato al furto della Natività di Caravaggio. Voi sapete che la Natività di Caravaggio, questo è di qualche anno fa, si parlava di esperimenti di minori, ci ricolleghiamo. Lei c'è sempre, è ovvio, quasi. A proposito appunto di esperimenti, come diceva giustamente Massimo, questo è un altro degli esperimenti che abbiamo fatto, è un programma realizzato in studio, quindi è diverso, diciamo, dalla forma documentaristica tradizionale e da quella di attualità, e vorrei che Massimo dicesse piccole cose. Si parla di esperimento, c'è stato di Giovanni Minoli che in un periodo di qualche tempo fa, come ricordava il professor Strinati, ci ha concesso uno spazio dove sperimentare. Abbiamo fatto un lavoro insieme a Paola, Luigi Ceccarelli e ad altre persone che non sto qui a nominarvi per non annoiarvi, un prodotto fatto proprio per la televisione con un linguaggio un po' veloce, era il numero uno di una serie di altre sette puntate che riguardavano sempre i furti d'arte, un periodo dove noi... Sì, Caravaggio è molto suggestivo, infatti è stata la prima cosa che abbiamo trattato, dove noi pensavamo che questi oggetti d'arte, questi quadri venissero
non sequestrati, cioè non rubati, ma appunto sequestrati come delle persone. Quindi ci eravamo messi un po' in questa parte dove l'intera umanità soffriva di questo sequestro, diciamo, non di questo furto, di questa sottrazione dell'umanità. E Caravaggio è stato uno di questi. Certo, insomma, puoi parlare di Caravaggio, adesso c'è cioè, Costrinati qua, no? Che non ci ha detto che Caravaggio comunque è morto a 39 anni, che sembrava che ne avesse 109, che ha fatto. Poi ci hanno messo anche sulle 100.000 lire, mi pare a un certo punto, no? Sulle 100.000 lire ci hanno messo, di qua e di là, no? Sulle 100, anche se il canestro di frutta, sì, il canestro sì, che rappresenta la vita e la morte, delle 100.000 lire di fatto. E poi anche sì, c'era la Buonaventura, che poi invece non ha avuto perché non te l'avevo, quindi diciamo un po' sfigato questo Caravaggio, diciamo. Meno invece sfortunato questo Fultidarte, che adesso io come ritrovatica vi invito a guardare con molti ospiti di cui posso scrivere, anche se io grazie. Sì, sì. Il tenente colonnello e carabinieri Musella. Sì, poi, sì, infatti sì. È una, a proposito di linguaggi diversi, questo è un giallo, sì. È un giallo giudiziario e poliziesco. Buona visione. Grazie.